Buongiorno a tutti, questa è la rubrica Belli da leggere a cura di Todomodo per Repubblica Firenze. Allora, due libri, un saggio, un romanzo. Ah, il Lei tuo leggi è un della... romanzo? No, Allora, leggi della semplicità di Gian Meda di Bruno Mondadori. un punto di approdo di Hisham Matar, Einaudi editore. Sente? Sì, Speriamo. questo è un vecchio libro. Vecchio libro che abbiamo ripensato in questo periodo di caos. E le leggi della semplicità, e fa parte di questa collana dedicata al design. Gian Meda è un ingegnere design dell'MIT, quindi che inizia a riflettere sulla necessità di individuare appunto queste regole applicate al design e però questo piccolo libro poi si estende anche alla vita, in qualche maniera, parte dalla gestalt dell'iPod e la La cosa gesta buffa, dell'iPod, cioè, dice i numeri, no, è che la numero capacità di, sei, sì. no, la capacità di offrire funzionalità e adeguarla a quelli che sono i bisogni dell'uomo e delle persone e attraverso questo procedimento. E quindi questo è un piccolo libro di metodo. Mi piacciono, chiaramente una delle leggi non poteva che non ispirarsi al nostro Ah, ecco, Calvino, stavo che per è farti certo, questa no, domanda. non poteva mancare, ovviamente. E poi per essere coerente con il suo intento di Morale c'è qua, no? semplificazione, questo gli manca ed è il nostro, ovviamente il nostro è migliore, però io volevo fare Vabbè, questa, però però Maeda sarà di origine... giapponese. Ah, In realtà, cioè, scusa, è giapponese, però ok. è emigrato e ha sempre lavorato negli Stati Uniti. E per essere coerente, doveva essere un piccolo libro di 100, con più di 100 pagine, perché doveva essere semplice E e quindi sono... richiedere poco tempo, quindi si legge in un passaggio in treno. Poi riduce tutto il libro nell'unica legge, perché Come si le fa? nove è quella cosa, e l'unica è semplicità, significa sottrarre l'ovvio e aggiungere il significativo. Questo è un libro che Ci mi riuscì, dice. sono autosomministrata a Significativo mi seguito, ricordo un filosofo. sono autosomministrata in una fase di Va bene, trasformazione. allora, Hisham Matar, uno scrittore che forse conoscerete perché ha scritto tanti libri, soprattutto Il Ritorno, che è la storia, e perché anche vi parlo del ritorno, perché è collegato a questo libro, è la storia della sua ricerca disperata, ma già insperata, del padre. Il padre è un rappresentante della fazione anti-Gheddafi, è libico, quindi non libanese, diciamo in Libia. E quindi questo libro racconta questo ritorno appunto senza speranze, ma che in realtà loro non sapevano se il padre fosse morto, come era morto, perché era morto, sì, quando era morto, e quindi fanno questo viaggio alla ricerca di un cadavere, anche se poi non riescono a trovare niente. E lui è evidente che questo libro gli è costato un sacrificio enorme. Hisham Matar è scrittore straordinario, nasce New York, Egitto, Libia per tanto tempo, poi ovviamente data la carriera del padre è costretto a studiare all'estero, a Londra, sotto falso nome fra l'altro, e proprio a Londra lui alla National Gallery a 19 anni si innamora di un quadro della pittura senese e decide dal 1990 quindi che prima o poi vorrà andare a Siena per un mese a guardare i quadri della scuola senese, soprattutto quelli del Palazzo Pubblico di Lorenzetti e Duccio di Buonaversa. Perché questo libro deve essere letto? Deve essere letto perché intanto lui è un grande scrittore. Deve essere letto perché lui insegna una cosa che forse si riallaccia alla tua, che è molto semplice ma che nessuno fa più. Oggi non si fa più anche per altri motivi. Ma quando si viaggia, e soprattutto quando si va nei musei, dedicare l'attenzione non Che solo nei forse settimana musei, a prossima qualsiasi riapre, cosa, un albero, sembra. un uccello, a un qualsiasi cosa, dedicare un'attenzione particolare e ripetitiva a un capolavoro in questo caso, a un oggetto, a un sentimento, a una situazione. E lui quindi ce l'ha con quelli che visitano i musei, che
un fanatico che voleva andare nella stanza successiva per mettere delle bandierine, e quindi il suo approccio a Siena, alla città di Siena, allo stare in Siena in questo mese è eccezionale. Lui ci si radica quasi. È la legge 4. Vabbè, è la legge 4 e riesce a raccontare Siena, soprattutto una pagina bellissima su Piazza del Campo, come nessun italiano forse è in grado di fare, perché c'è anche quello sguardo che viene da fuori, ma soprattutto questo suo rapporto con l'osservare sempre più a profondità questi capolavori, che poi sono anche spesso rirappresentati con una buona qualità della carta nel libro, ci fa scoprire dettagli che altrimenti non scopriremo. E questo in assoluto, cioè viaggiare con questo tipo di approccio ci fa scoprire sempre dei dettagli in più, non è solo nel quadro, ma soprattutto nell'incontrare un'altra persona, nell'osservare una panchina. Ed è un libro strepitoso, ed è un suo mese appunto a Siena, e si chiama Un punto di approdo, Hisham Matar, Einaudi Editore, 2020. Lo trovate anche senza ritardo. Bruno Mondadori. Ci vediamo, prossima rubrica.